Mi collego direttamente a quello che ha detto il professor Prodi e mi collego a quello che ha detto lui cercando di trasmettere qualche concetto tecnico fondamentale che riguarda la produzione di energia elettrica. Perché quando il professore parlava di benessere, di sviluppo degli esseri umani, di tutti noi, in collegamento alla possibilità di poter utilizzare, quindi produrre energia elettrica, qui ci si collega direttamente al come produrla, al come riuscire ad avere metodologie e fonti sulla base delle quali produrre l'energia elettrica che oggi occorre al pianeta e agli esseri umani che ci abitano, ma che soprattutto domani occorrerà. Perché con il trend evolutivo del pianeta e con il benessere che oggettivamente è in aumento, quindi con la vita media e quindi anche con l'aumento delle nascite e la diminuzione, per fortuna, delle morti, rimane comunque il fatto che poi sulla faccia della Terra esiste un gran numero di persone che aumenterà nel prossimo futuro non remoto, e che avrà l'esigenza e anche il diritto di svilupparsi così come stiamo sviluppando noi. Quindi ecco, in direttissimo collegamento con quello che diceva il professor Toni, adesso andiamo a vedere molto brevemente un discorso sulle tecnologie che abbiamo a disposizione per produrre energia elettrica, sui combustibili che sono necessari per far sì che queste tecnologie possano funzionare e sugli aspetti ambientali di tutto ciò. Poi, di tutto questo, io vi ho lasciato una presentazione PowerPoint tipo questa, però molto più diffusa di questa, che vi sarà consegnata. Poi c'è questa che è una sintesi, e comunque io su questa farò una sintesi ulteriore. Allora, che cosa avviene? Avviene che uno dei concetti, adesso io inoltre mi leggo le slide, perché leggo le slide, così qua c'è più leggere il soffio, slide, diciamo per il commento. Uno dei concetti fondamentali della produzione di energia elettrica è quello del mix, cioè è assolutamente impensabile, sia politicamente ma anche tecnicamente, pensare che si possa basare la produzione di energia elettrica su un'unica metodologia, che vuol dire anche su un'unica fonte e quindi anche su specifici combustibili. La scommessa, il segreto, la formula per poter garantire le necessità energetiche al possesso umano è quella di trovare un mix, un insieme di tipologie di produzione di energia elettrica che insieme possano supportare quello che è la necessità. Questo insieme, però non basta questo insieme di tecnologie deve essere un insieme che sia economicamente percorribile, ancora una volta non basta, ma deve essere anche un insieme che oltre ad un'alta efficienza dia anche la possibilità di convivere con l'ambiente. Giustamente il professor Antonio, oggi lei la citerò spesso, perché mi ha dato molti spunti. Non ce l'ho, ma ce l'ho. Allora, ancora una volta, il professor Toni prima ha dato una definizione classica, assolutamente condivisibile dell'ambiente. L'ambiente è il contesto nel quale viviamo. Quindi è evidente che l'uomo è a tutti gli effetti una componente ambientale. Ed è una componente ambientale estremamente importante perché è la componente ambientale più attiva, nel senso che di tutte le componenti ambientali
quella che si agita di più nel bene e nel male siamo noi. Quindi gli impatti che noi possiamo provocare sull'ambiente agitandoci possono essere gravi, però nello stesso tempo possono anche essere positivi. Questo è un altro concetto, diciamo, fondamentale che io vorrei inserire, che è questo. Quando si parla di impatti, in genere si pensa immediatamente a qualcosa di negativo. Questo non è assolutamente vero, perché anche tecnicamente parlando, anche ingegneristicamente parlando, quando si pensa a una scala di impatti su un qualcosa, la scala degli impatti parte da un impatto nullo e poi in positivo ha degli impatti progressivamente positivi fino all'impatto massimo positivo che si può avere, e a livello negativo si ha gli impatti negativi che partono da negativi, trascurabili, scarsi, alti, altissimi, e c'è tutta una casistica che va descritta. Quindi dicevo, l'uomo, essendo una componente, la componente fondamentale dell'ambiente nel quale si occorre che trovi, diciamo, la tecnologia, la scienza e quindi tutto quello che è il consesso tecnico, no, dell'uomo, è qui per supportare quelle che poi sono le scelte politiche che, se vengono poi effettuate sulla base di considerazioni tecnologiche e tecnico-scientifiche reali e concrete, saranno esse stesse reali problemi. Quindi il primo concetto fondamentale è sbagliato, è sbagliatissimo anzi, pensare che possa essere una sola la fonte di energia. La formula vincente è un insieme di energie, un insieme di tipologie di produzione energetica che diano l'efficienza, la percorribilità economica e la compatibilità con l'ambiente.